Allora, giornata nazionale per la donazione degli organi, una donazione degli organi che in Sicilia non dà dei valori come si spererebbe, però c'è l'impegno oggi del Comune insieme all'IRCCS Bonio Puleio e alla Donare Vita. Diciamo, io ho detto dell'IRCCS perché c'è un protocollo già esistente fra Donare Vita e IRCCS. Sì, e dico anche in questo caso l'amministrazione vuole essere in prima linea e sostenere una campagna di sensibilizzazione per un'informazione corretta sulla donazione degli organi. È chiaro che bisogna far conoscere in maniera precisa che cosa significa donare gli organi, perché sono tante le opposizioni e i dinieghi. A livello nazionale già c'è il 32%, a livello regionale la media è ancora più alta e sembra una cosa quasi strana, paradossale, perché alla fine consente a chi non ne ha più bisogno sostanzialmente di donare invece la vita ad almeno 7 persone, perché la donazione degli organi può anche determinare la vita di 7 persone, e anche la donazione dei tessuti è anche importante, perché anche oggi è la donazione dei tessuti, perché può migliorare la qualità di vita. Quindi far conoscere quello che significa donare gli organi, perché molto spesso i dinieghi sono determinati da una non puntuale informazione, magari da alcuni preconcetti, da dogmi che si sono consolidati e che invece un'informazione corretta può sicuramente cercare di superare e far sì che tante persone possano rinascere, perché per i trapiantati è una vera e propria rinascita alla vita. L'amministrazione non può che essere vicina a queste campagne di sensibilizzazione e ha scelto proprio oggi la firma della sottoscrizione del protocollo, proprio perché vuole dare un segnale forte su quello che significa donare gli organi e su quello che anche le amministrazioni comunali possono fare attraverso l'ufficio anagrafe, e quindi far conoscere anche a chi deve esprimere il proprio consenso al momento in cui rinnova un documento di riconoscimento, che cosa significa donare gli organi e che cosa si può fare concretamente. Quindi noi lavoreremo insieme alle associazioni, naturalmente siamo vicini anche al centro trapianti regionali, e faremo in modo che ci sia anche una risposta, diciamo, più forte a quello che è un bisogno concreto di tante persone. A che punto siamo con la donazione degli organi, se c'è sensibilizzazione? La Sicilia è sempre stata un po' indietro. Siamo un po' indietro, oggi anche la pandemia da Covid ha creato qualche problema ulteriore a quelli già presenti nella nostra regione. Devo dire che però la voglia di lavorare in questo senso è tanta da parte degli operatori sanitari, quindi delle direzioni generali, strategiche, scientifiche in generale, ed piano piano confido che raccoglieremo quelli che sono i frutti di un lavoro che viene portato avanti quotidianamente. Il protocollo di oggi come si innesta? Il protocollo di oggi si innesta, secondo me molto importante, il protocollo d'intesa tra il Comune e appunto l'Associazione Donare Vita, con la quale noi, in quanto Bonio Puleio, abbiamo già firmato un protocollo d'intesa nei mesi scorsi, e confidiamo che questo possa ulteriormente sviluppare ed far progredire quella che è l'attività di sensibilizzazione verso una problematica importante, quale quella della donazione degli organi. A questo proposito io mi sento di ringraziare tutti coloro che nel corso di questi mesi e di questi anni sono stati protagonisti primi nella donazione, che sono i donatori, coloro i quali con un gesto di estremo amore hanno dato la possibilità a persone che neanche conoscono di poter. Questo è il messaggio che secondo me noi dobbiamo portare avanti. Franco Laimo, come funzionano e che ruolo avranno le circoscrizioni in questo protocollo di intesa? Sì, un ruolo sicuramente importantissimo, un ruolo di sensibilizzazione, perché ricordiamo che nelle 6 circoscrizioni è possibile fare la carta d'identità, rinnovare la carta d'identità, e di conseguenza gli impiegati amministrativi che svolgono tale funzione hanno un ruolo importantissimo per informare e diciamo sensibilizzare al tempo stesso l'utente. Quindi noi come quinto quartiere intanto ringrazio il presidente decano Lino Fouché, che diciamo, mi ha incaricato nel rappresentare le 6 circoscrizioni, ringrazio naturalmente anche il presidente Ivan Fouché del quinto quartiere. Noi come circoscrizione, e io in prima persona come presidente della Commissione Politiche Sociali e Politiche alla Salute, abbiamo ampiamente trattato l'argomento e siamo stati appunto all'avanguardia per la sottoscrizione di questo protocollo d'intesa con Gaetano Alessandro nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione Donare Vita, che ringrazio ampiamente per la sua sensibilità d'animo e per la sua
attività quotidiana in questo campo, perché ricordiamo che è fondamentale sensibilizzare la gente, perché attraverso nella disgrazia purtroppo però si riescono a salvare tantissime vite, quindi è fondamentale sensibilizzare le persone in tal senso. Stamattina la firma di questo protocollo, in che cosa consiste questa collaborazione con il Comune? Allora, intanto sono contentissimo, ringrazio l'assessore Calafiore per aver sigillato questo protocollo d'intesa, firmando oggi in particolare che l'11 aprile, che è la giornata nazionale della donazione degli organi. E questo protocollo fa parte di un progetto che noi ci eravamo già prefissati, ce ne saranno altri anche in seguito, e tra il Comune di Messina, il centro regionale degli Atti e l'associazione Donare Vita. Presente oggi anche lì il neurolesi, l'IRCS stamattina. Sì, ci sono presenti sia il neurolesi e l'ospedale Policlinico, rappresentati dal dottore Leonardi e dal dottore Guinatti. Questo protocollo serve per divulgare e sensibilizzare la donazione degli organi e non solo, cerchiamo di fare anche della prevenzione, il Comune ci aiuterà anche su questo, a 360 gradi, il Centro Regionale dei Pianti farà la sua parte inviando i professionisti per poter parlare e specificare realmente che cos'è la donazione, quando si può donare e in che modo si può donare. Tipo matrimonio, insomma. Ok, grazie. Ci sta un applauso? Sì.